Olá pessoal e bem-vindos novamente ao nosso canal de YouTube. Eu sou Mirko Stortini, professor da escola Progetto Gelato Italiano e hoje, nessa videoaula, vamos apresentar uma torta de sorvete. Na verdade, será um semifreddo de chocolate branco com dentro um inserto di sorvetti con un sorbet di frutta svermelha, e poi spondilò, glassa di amora, molto bonita para apresentar para nossos clientes para vender, digamos, os sorvetti di una forma differente. Mas não perdemos mais tempo, vamos lá ver os ingredientes e começamos já logo com nossa preparação. Muito bem, uma vez apresentados os ingredientes, o primeiro passo a fazer é reidratar nossa gelatina com 5 vezes o peso dela em água. Então, eu colocarei a minha gelatina dentro da água e com um fouet irei misturando muito bem. Si creerà un liquido di colore amarellato e lasceremo riposare ora a te ficar digamos un gel mais spesso. Ora, il prossimo passo, visto che io sto usando una mora congelata, io vo descongelarla per passare al prossimo passo. Lembrando che la quantità di frutta che sto usando è mais ou menos un 50% mais da quantità di frutta che sta na receita. Perché? Perché a gente depois criará un concentrado, então passaremo ela dentro di una peneira para que ha un concentrado che sarà, a quantità di concentrado sarà a quantità di polpa di frutta che colocaremo na nossa receita. No caso que temos una mora fresca, ou seja, non congelata, non precisaremo passar por essa parte, ou seja, non teremo che aquecê-la e pularemo direttamente na fase di trituração e di peneirar depois a nossa frutta. Agora, una vez descongelada a nossa frutta, repito, se non temos frutta congelata, frutta fresca, non precisa aquecê-la, vamos con un mixer a misturare molto bene per creare una purea, una polpa di frutta di amora. Una vez creata la nostra purea, con una penera iremo girando un pedacinho, quel pedacinho duro di amora, che la nostra glassa terrà che fica ben lisa e ben sin pedaço, sin nada. Então, vamos penerando la nostra polpa di amora per a te chegar a 125 grammi. Esso sarà un risultato, no, depois di aver concentrato nostra amora, ou seja, una polpa ben concentrata, ben espessa, perché sarà molto importante per che la cor della nostra glassa sia ben forte. Ora, in una pannella collocheremo nostra purea di frutta di amora a dextrosi, a zucchero branco, saccarosi, nostra glicosi previamente acquisita in un microondas per lasciarla un poco più mollina, e lo zucchero invertito. Una vez misturato tutti questi ingredienti, cominceremo, legheremo il nostro fogão a indução e aqueceremo a te mais ou menos 105 graus centígrados. È molto importante, enquanto vamos aquecendo nossa mistura, sempre mescerla con un fouet, specialmente quando arriveremo a alta temperatura, per evitare che la nostra frutta grude nella pannella. Molto bene, gente, nostra mistura chegou
entre 103 e 105 graus. Agora é só tirar ela da panela, do fogão, e nesse momento colocaremo o óleo di cocco. Una vez colocado o óleo di cocco, colocaremo também nossa gelatina reidratada. Como podem ver, no? Depois de tempo ela pegou essa estrutura propriamente di gel, di gelatina. Colocaremo dentro da nossa mistura e vamos agora con un mixer a triturare e misturare tutto molto bene. Una vez misturato, colocaremo nostra glassa dentro di un recipiente come esse, limpando molto bene la no? nostra pannella e nuovamente misturaremo la nostra glassa. Acabata questa ultima fase, colocaremo un papel film a contatto con la nostra glassa e guarderemo ella tutta noite dentro di una geladera. Agora, il prossimo passo a fare è creare un nostro inserto, ossia che la parte di sorvete che entrerà dentro la nostra torta. Io già preparé un sorbet di frutta vermelha che incontrerà il nostro cliente, incontrerà dentro no, la nostra torta. E baseato nel molde che useremo, io voglio usare un molde di silicone, ma potremmo anche usare un molde di asso. Baseato nel molde che useremo, mais o meno lasceremo lì alto un dedo. Coloquei o meu sorvete dentro do meu molde, como podem ver, eu passei um papel filme embaixo do molde e deixo o meu molde em cima de uma tábua. Por quê? Porque uma vez que tenho feito minha camada, né, da altura que eu quero, repito, será mais ou menos de um dedo, uma vez feita minha camada, não vou ter como pegar ele dessa forma. Então pegarei diretamente a tábua para evitar que ele desmolde, eh? E con una spatola vo mi aiutando creando una camada, ripeto, di un'altura di un dedo, eh? Se non conseguimo trabalhar ele con la nostra spatola, nos iremos aiutando também con as mãos dessa forma. Muito bem, criei minha camada de sorvete, agora é deixar ele, se temos um ultracongelador, pelo menos uma meia hora, a menos 35 graus, se não, deixaremos ele pelo menos umas 4, 5 horas dentro de um congelador, que fica entre menos 18 e menos 20 graus. Molto bene, pessoal. Agora prepareremo a nostra o nostro semifreddo di cioccolato branco. Come potete vedere, io peguei la seconda parte del creme di leche, sto aquecendo ele, vamos aquecer ele e depois colocaremo la gelatina reidratata con 5 volte il peso della in agua. Una vez che il nostro creme di leche comincerà a ferver, baixiamo la temperatura, colocamo e colocaremo nostra gelatina facendo dessa forma aqui. Misturaremo molto bene per derreter molto bene la nostra gelatina con il calore del creme di leche. Ok, la gelatina foi derretida dentro da do creme di leche quente. Agora vamos jogar essa parte, esse creme di leche, no chocolate branco derretido. Lembrando che nessa fase, un semifreddo geralmente non precisa di colocar gelatina, ma io pessoalmente prefiro colocar un poco di gelatina, molto poca, perché per una questione di descongelamento, perché quando vamos vender a torta
a un nostro cliente non chero è un tempo che li demorerà prascega in casa, diciamo che grassa la gelatina e li descongelerà meno rapido. Allora vamo misturando il nostro creme di leci di questa forma con un nostro leci, un nostro cioccolaccio leci. Molto bene, ora passeremo alla seconda fase del nostro semifreddo di cioccolacci branco. Collocheremo un creme di leche o 35% ben frio dentro la nostra battedera. A te virà lì, a te montà, e vedremo che li terrà che essere montato a picco soave. Ok, nostro creme di leche scegò una textura che a gente queria, come potete vedere, picco soave che era di sé isso, che non è molto montato. Allora, come ultima fase, giunteremo nostra prima mistura con il nostro creme di leche in due veces. Trabagliando dessa forma. Molto bene, il nostro semifreddo al cioccolacci branco sta pronto. Come potete vedere è ben liso e a co meglio amarellata. Perché? Perché temo che sia nessa co per intendere che sia tutto ben misturato. Ora guarderei lì la geladera perché vamo smontare, ma facciamo la montaggio della nostra torta. Molto bene, ora passeremo a fase di montaggio della nostra torta. Come potete vedere, abbiamo il nostro semifreddo di cioccolacci branco, il nostro sorvecci già ben indurecido. Io poi preparerò un pound di lot di cioccolacci e un crumble di cioccolacci. Vamo a vedere come montare la nostra torta. La prima cosa, collocheremo un poco del nostro semifreddo tra stampa a prima parte la nostra torta. Dessa forma. Non possiamo aiutare anche con una cuillère, se non abbiamo una spatola di sorvecci, ma non possiamo aiutare anche con una cuillère. Vamo da uno sgolpesino, sì. In caso si formi burbuglia in basso, per tirare questa parte di burbuglia. Ora, con nostra mano, vamos aquecendo aquí, a parte in basso, no? Onde fica o papel film, perché sennò il papel film fica grudato. Então, aqueceremo essa parte con nostra mano. E depois vamos aquecendo também aos lados, para tirar bem nosso papel film. Como podem ver, aquecendo ele se tira de uma forma muito fácil. Ripeto, vou dando também uma aquecida com minhas mãos a laterais, no? do nosso molde, e agora vou colocar o meu, a parte interna, o nosso sorvete dentro da nossa torta, empurrando não muito, ok? Porque não queremos que chegue até o fundo. Agora colocaremo mais uma parte. Vamo scoprendo praticamente il nostro sorvecci con il nostro semifreddo. Dessa forma. Ok. E ora, come sempre, vamo dando uno sgolpe assì, collocare un poco aghino meglio, sì, in la parte laterale. Collocheremo un poco, come potete vedere, di crumble per dare croccantezza. Per dare croccantezza a nostra torta.
crumble di cioccolacci. Per ultimo, il nostro pound di lò. Vamo empujando de esa forma. Molto bene, che sta praticamente nella misma altura da torta. E parte finale. Vamo tappando il buraco con il nostro semifreddo. Per accabare la nostra torta, noi aiuteremo con una spatola, lasciando tutto ben lisino. Ok, come potete vedere, la nostra torta sta accabata. A parte che sopra di semifreddo potremmo guardare sin problema una gelatera per usare otra vez. E ora facciamo collocare la nostra torta perlomeno o toda noici in un congelador, o se temo su un ultra congelador collocheremo ella perlomeno una ora e mezza per ficarla ben dura. Molto bene, la nostra torta sta ben fria. Ora o che temo che fare è glaciare già. Nostra glassa passò per la gelatera e poi scolloché in un microonda. Cosa molto molto importante è la terra che diciamo ser despejata insieme alla nostra torta in una temperatura entre 28 e 32 gradi centigradi, perché la grude bene la nostra torta. La torta terra che se ben congelata, ben dura. Ora vamo a collocare la insieme di una base tipo essa, collocheremo una bandeja in basso per non perdere la nostra glassa, che poi sarà riutilizzata, riapproveitata, e vamo facendo esse movimento a ghio insieme per basso. Vamo facendo esse movimento. Ora, temo che spera ovviamente che la glassa faccia il lavoro della, ossia grude bene la nostra torta. Ok, nostra glassa, come potete vedere, sta parando di coare al redor della torta, ainda sta coando un pochino, ma noi vamo aiutare con una spatola per cortare questa parte residuale che va coando, dessa forma, vamo cortando questi residui. Per lasciarla ben lisina. Ok, ultima parte. Ora che la nostra torta sta praticamente coperta con la nostra glassa e speglio, con l'aiuto della nostra spatola, pegando così questo jeito, vamo a collocarla nel nostro prato. Dessa forma qui. Appoggeremo primero una parte, onde fica la spatola, con molto cuidado. Tireremo la spatola e poi scollocheremo su un dedo e in un final vamo fare esse movimento. Bom pessoal, espero que tenha gostado do nosso vídeo. Espero que vocês curtam e depois, na verdade, essa torta pode ser preenchida com outro tipo de sorvete. Eu coloquei sorvete de frutas vermelhas, mas podemos colocar outros tipos de sorvete, não? Dentro da nossa torta. Então, não esqueçam de curtir nossa página aqui desse lado, curta, inscreva-se ao nosso canal para ter sempre mais dica, siga a gente nas redes sociais, Facebook e Instagram, e nos vemos ao próximo vídeo. Tchau!